Allora, vi faccio vedere in questo video come rinfresco i Licoli. È un lievito naturale al 100% di idratazione. Abbiamo messo dentro la planetaria 200 g di lievito naturale. Aggiungo 200 di farina, pari dosi. E poi metto 200 g di acqua, ma non subito, ne metto un tot all'inizio ed inizio ad impastare. L'acqua sta a 35 gradi. Perché chiaramente il lievito, uscendo direttamente dal frigo, ha bisogno di arrivare a termine impasto a una temperatura di 26, 25, 24, insomma, tra un range tra 24 e 28 gradi per partire. Quindi, essendo uscito dal frigo, l'acqua ovviamente l'ho dovuta riscaldare un attimino. Ecco, io non metto tutta l'acqua insieme semplicemente per fare prima, ma possiamo anche mettere tutto insieme. Abbasso un pochino. Continuo a mettere acqua. Ecco, la farina si sta idratando, quindi posso aumentare la velocità della foglia. Ecco, fino ad arrivare alla velocità 5 più o meno del Kenwood. Chiaramente qua non abbiamo problemi di surriscaldamento perché comunque fino a 28 gradi siamo coperti, quindi il lievito anzi parte pure meglio. Vedete come la foglia sta già parzialmente incordando, vedete che si inizia a staccare dalle pareti laterali. Ecco, sto a velocità 5 del Kenwood. Inizia a pulire. Inizia a sbattere, sentite? Ancora non si stacca completamente dalla ciotola, ma io intanto aggiungo acqua abbassando la velocità. Riparto lentamente, altrimenti l'acqua vi esce dappertutto. Velocità 5. Ci vuole un pochino, eh. Cinque e mezzo. Velocità 6, non vado oltre. Considerate che manca pochissima acqua da inserire. Sta prendendo corda. Ecco, vedete come si inizia a staccare dalla ciotola. Si iniziano a pulire i bordi. Siamo più o meno a 4 minuti, ed è incordato. Non lo faccio ancora staccare totalmente dal fondo perché vado ad aggiungere l'ultima parte di acqua. Sempre pari peso. Lievito naturale maturo da frigo, acqua a 35 gradi e farina a temperatura ambiente, ovviamente.
pari peso tutte e tre. Torno a velocità 6. Guardate com'è più rapido ad incordare. È praticamente pronto. Signora, abbiamo terminato. Giusto per pignoleria, voglio che si stacchi tutto anche dal fondo. Eccoci, in 5 minuti abbiamo rinfrescato il lievito. Per 24 ore stiamo a posto. Eccoci qua. Guardate com'è bello incordato. Gestione del lievito, adesso ovviamente. Eccoci qua. Guardate che bella incordatura, quello che serve. Gestione del lievito, adesso va a raddoppiare di una volta e mezza, cioè va a lievitare per una volta e mezza, dopodiché viene utilizzato e la restante parte va direttamente in frigo fino al giorno dopo, cioè 24 ore precise. Grazie a tutti.